Litterio Scalisi e faccia partire un applauso strappandovi i capelli. E lei, giusto, giusto, Presidente. Ma... stavo dicendo, ne strappi un ciuffo alla persona che le sta accanto. Non la... è più peggio di lei, comandante. Va bene. Allora, pronti? Uno, due, tre. Litterio Scalisi. Grazie. Buonasera, signor Litterio. Grazie. Bentornato a casa. Signora Rosa. Come sta? Buonasera. Buonasera. Eccolo qui, signor Litterio Scalisi. Grazie, grazie. Che bello rivederla. Grazie. Allora, come sta? Bene, signora Rosa. Lo so, ci sono problemi, ma sempre problemi. Avete capitato una mala serata. Giusto, giusto. Io non vorrei che... Com'è? Che vorrei, signora Rosa? Le 9... dove 20? Monsignaro, che non c'è. 25. Ma sono le 9:25. Sì. Ah, signora Rosa. Lo diciamo che siamo registrati, oggi stiamo registrando, quindi, ma orientativamente in onda, a vissere e ghessere le 9:25. Comunque, minuto più, minuto meno. Sono troppo triste, signora Rosa, perché? Troppo triste, troppo amareggiato, troppo addolorato, ma... al punto che se metta lì un do specchio mi faccio i condoglianze io stesso. No, metta lì, io Rosa. Capisco che lei possa essere molto giù di morale, però farsi le condoglianze guardandosi allo specchio, no. Non la sopporto più. A chi? Non la sopporto più. A chi? All'unica donna che poi non è donna. Come non è donna? Se è donna è donna, che vuol dire? All'unica donna che io ho avuto la disgrazia di impalare, di impalmare con matrimonio. Di impalmare, cioè di sposare, carità, facciamo cose devastanti, sì. Abbiamo litigato. Avete litigato, però scusi, intanto ripartiamo da quello che lei ha appena detto. Non è carino, soprattutto in pubblico, parlare male della persona... No, della persona che ti sta accanto, di quella che certamente è la sua metà. Quella è la sua metà. Ma tre quarti e mezza, la mia metà, signora Rosa. Quella è la donna con la quale lei ha deciso di condividere la vita per lei intero. Lei ha deciso, lei, no, io. Come no? Felicemente sposata. Ma qui c'è felicemente sposata? Questo signora... non lo so, non apriamo questo. Ma qui c'è felicemente sposata? Senta, però... Capace che è schietta. Dici io. Però mi dica una cosa, scusi, prima di dirmi qual è il problema. Non sono mai all'estero. Ah sì? Non sono mai che c'era una trasmissione veramente, che quanto prima la faranno, perché ormai fanno tutte cose. C'era una trasmissione nella radio, sì? Di un grande, condotta di un grande mago medico guaritore. Sì. Dice che chi sto parlava, diceva delle parole di magia e chi aveva bisogno di guarire, sì? Di guarire, cavo appoggiare una mano da radio e una mano nella parte sofferente. Ah. Per esempio, quando non ci vedeva, perché si appoggiava dall'occhio. Ho capito. E ci migliorava la vista. Però l'altra doveva essere sulla radio. Sulla radio, perché pigliava tutte le onde della magia, del benessere del medico che ci faceva tutta questa cosa. Eh? E allora lei, sì? Quando non disse questa cosa, si precipitava a casa, ci disse a sua moglie, come cominciava la trasmissione, lei si sintonizzava una trasmissione, sì. E ci mise, appena trovavo un medico guaritore, il mago. Sì, il mago. Dice, allora ci vuole cosa... Ora vuoi dire così? Ora, io lo so dove va arrivare. Dice, mettete la mano sopra la radio. Sì. E lei appoggiava la mano. Ovviamente, è chiaro. Dice, mettete la mano sulla parte sofferente. Sì. E io... Ma chissà perché? Io me lo immaginavo, Signora Rosa, sì. Ma la cosa bella del sogno... Qual è stata? È stata sua moglie, perché lei era... sua moglie, perché come lei si mise a mano qua e cominciava a ripetere tutte le formule che diceva il medico, a sua moglie disse, Salvuccio, guarda che ha parlato di guarire, non di resuscitare. Va bene. Ribadisco quanto ho detto prima. Il fatto che lui sia un buono e soprattutto che sia amico mio mi permette poi di perdonarla. Senta, torniamo a parlare di sua moglie. Però, mi perdoni, lei parla sempre di sua moglie. Ce l'ha una fotografia? Me la fa vedere? Certo. La fotografia di sua moglie. No, per capire... perché la gente non ci crede. Perché per capire... E allora ce l'ho qua, così. Vedo, vero? È in la fotografia, su immagine di presenza. Non si ci può stare vicini. Ma aspetta lei, si confonde, ma cara lei. Come si mette? Gli portusa donaso verso il basso. Ah, ok. Allora, così. Perché se ci confondono i bassi che sopra i cigli. Ho capito. Senta, ma bella questa foto. Bella. Ma eravate... eravate in inverno, in montagna, no? In inverno, in montagna in questa foto. Primo maggio, a Praiola. Come, scusi? A mare.
Ma allora le faccio i complimenti, non so perché la portasse, le faccio i complimenti per la pelliccia di sua moglie, guardi che bella, la pelliccia di sua moglie. Ma che pelliccia di sua moglie? Non lo so, sua moglie c'ha la pelliccia qui, guardi, qui. Quale pelliccia? Qui tu tenni che pilo che avevi in gota, non do petto, non dai spade, quale pelliccia? No, ah, io mi posso permettere la ma pelliccia? Ma che ne so, mi sembrava la pelliccia, però una cosa la voglio dire, le faccio i complimenti perché è molto carino il cagnolino che avete, guardi, il cagnolino è quale bellissimo. Cane? Non abbiamo cane. Questo cane qui, questo qua. Ma quella cagina è mia figlia di 3 anni. Ma come? Ma come sua figlia? Ma come sua figlia? Ma cosa faccio? Senta, come si chiama sua figlia? Fiammetta, Fiamma. Perché l'avete chiamata così? Modesto ginecologo. Perché? Cosa le ha detto? Come una scivata le ho. Mi taleva mia, mi sa bruciasse. Se poteva bruciare la piccolina. Ho capito. Però per non dimenticare il consiglio a chiamare Fiamma. Va bene. Comunque torniamo a parlare adesso di sua moglie. Quali sono i problemi che la affliggono? Mi ha buttato fuori di casa. Come l'ha buttato fuori? Non vi dovete mai maritare con una donna che vi porta a casa. È venita a stare andando a casa che vi porta la moglie. Mai! Perché ogni volta che si dia, porco, vuoi ti ne dà a casa? Tu fai la valigia e te ne dia. Quindi poi lei ti perdona, porco, può tornare. E poi torna. E poi porco, vattene. Lei sostiene che il fatto che la moglie porti la casa è un guaio. In dote diventa un guaio perché la donna accampa diritti. Sua moglie accampa diritti. No. A Dio ti fa accampare, che ti manda fuori. Da un campeggio. Ho capito. E quindi avete litigato? No, litigato. Però scusi, ci sarà un motivo. Si dice che l'amore non è bello se non è litigarello, però un motivo, una scintilla. Ci sarà stata una scintilla che ha fatto scoccare l'incendio. Una vampata, scintilla. Che cosa è successo? Perché parlavamo io, ad un certo punto, io mi disse che il nostro amore ci deve essere sempre la grande sincerità. Giusto. La sincerità innanzitutto. Sì. E io ci disse, guarda, lasciamo la pedra, San Giro, no, c'è la sincerità, perché così. E allora ci disse, sei brutta. Come c'è? Perciò lei così, di botto ha detto a sua moglie, sei brutta. Sei brutta. Io devo dare la mia stessa brutta. Se sei brutta. Brutta. Racchia. Anche. Grassa. Come grassa? Pelusa. Ma fai feto. Anche. E sei anche cretina. Ma no! Cazzo si diavo. Ma certo che si arrabbia. Ma certo... sei la verità, perché ti offendi. Ma non si possono dire tutte queste cose in una è volta. È la verità. Soprattutto alla persona con la quale si vive, con la quale si vive a casa. Lei ci dice che è il rapparello. Lei se si dia... Ma un po' sì. Ma è la verità. Vabbè. Se ci dice uno giocante che dice il rapparello, tu dici, ma come te permette? Meno male che tra noi è un pilere lei. Guardi. Sua moglie si è arrabbiata e io devo dire per questa volta che aveva ragione, perché lei l'ha offesa in maniera anche piuttosto brutale e quindi l'ha buttata fuori di casa. Ma abbiamo tolto e stanotte dove dorme? E non lo so, ora vediamo se trovo qua vicino una pensione, qualche qui, cosa. A Catania. Posso dormire, sta piovendo poi, spara. Sta piovendo, sì. Ora sui i 10-20 di sera. Speriamo che sta chiovendo per te. Ma lei l'orario non lo dia. Quando siamo raramente registrati, l'orario non lo dia. Vabbè, allora facciamo una cosa, guardi. Sì, allora. Vada a dormire in un albergo, in una pensione. E vediamo, lo trovo, lo cerco. Gliela cerco io la pensione. Ma la cerca lei. Lei si prepari, perché adesso qui trasformeremo il palcoscenico in una pensione e veda quello che le succede. Grazie, signor. A tra poco. Così signor non dormo Vittorio fuori. Scalisi. Grazie. Signor Guarneri. Allora.